ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo lavoravo già, la mia canzone era questa qua. Certo la terra costa fatica, sempre di più e sempre di più. Certo la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro e verde oliva. Se viene l'inverno, a primavera si veste la sera. Vado a lavorare. Oggi ci sono certe cose, se non sappiamo cosa è successo prima. Allora, io ero figlio di contadini, sono andato a scuola, mi sono diplomato fino alla fine per il diritto agrario, e siccome ho avuto fortuna di essere sempre promosso primo colpo, diciamo, le vacanze le facevo facendo il contadino a casa, insomma. Quindi la cosa non mi è costata più di tanto, perché poi i miei genitori non potevano permettersi il lusso di mandarmi a spasso quando loro erano contadini e avevano bisogno di braccia per lavorare. E quindi ho detto una cosa che mi ha sconvolto. Durante le vacanze estive, sì, andava a lavorare, sì, in campo. Ma era normale. Allora. Era una cosa normale. Normale. Quindi aveva più o meno la loro età. Certo. Primo. E devo dire che la scuola è importante. È importante ascoltare quello che raccontano i professori. Io ho avuto sempre una gran fortuna di avere una memoria di ferro, per cui ho sempre studiato poco, ma sono sempre stato molto attento alle spiegazioni dei professori. Che mi consentivano di sapere quello che gli altri, che magari non stavano attenti, dovevano andarlo a leggere sui libri. Ognuno andava nel suo sindacato e si parlava, ma questa cosa dovrebbe andare in questo modo. E loro si proponevano nel tuo paese, con 20, 30, 50 persone del tuo paese. Poi li portavano avanti con quell'altro paese e andavano avanti fino allo Stato. Adesso con chi ti proponi? Anche se sei in un paese piccolo, sì, ti conosci, ciao, come stai? Tu hai fatto i tuoi figli? Ma non dici, dobbiamo fare questo, ci mettiamo insieme a fare qualcosa. Non si fa più. Non si fa perché non c'è la possibilità, perché queste organizzazioni non funzionano. Non servono, ci sono, ma non servono. Vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene.